La recinzione della fontana monumentale di Carlo II in piazzetta Monte Oliveto è oggi terminata e totalmente visibile. L'Asia si prende cura della città in tutti i modi possibili e immaginabili. È azienda e quindi è al fianco della città, dell'amministrazione comunale e si rende disponibile a tutte le iniziative che sono valore per la città. Personalmente sono nata nel vicolo di fronte, quindi ha un valore immenso, è un luogo della mia infanzia. Il progetto, approvato dalla Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio, è stato realizzato mediante la sottoscrizione di un accordo con il Comune di Napoli dall'ASIA con lo scopo di proteggere il monumento. La recinzione in ferro, ancorata al basamento della fontana, riprende il disegno della preesistente recinzione ottocentesca ed è alta 1,5 metri lungo tutto il suo perimetro. È una risposta soprattutto in termini di sinergia tra assessorati e la nostra partecipata. Quando avemmo quest'idea, riuscimmo a mettere insieme queste componenti con un recupero e con una difesa di una fontana bellissima e speriamo anche con la partecipazione di tanti giovani per continuare altri interventi che si devono fare su questo bel monumento della nostra città. La recinzione è modulare e smontabile in caso di necessità ed è inoltre dotata di un piccolo cancelletto sul lato interno di piazza Monte Oliveto al fine di consentire le operazioni di pulizia e manutenzione della stessa. È un primo passo, ma un passo necessario che riguarda la messa in sicurezza innanzitutto del bene del monumento, che è il nostro patrimonio storico-artistico. Poi lavoreremo certamente per il recupero della fontana, non solo, ma è un primo passo che ha tenuto conto di tanti accorgimenti e si è svolto sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza, perché ha recuperato l'antico disegno originario della recinzione di partenza ed è dotato anche di un cancelletto che serve per l'ingresso, per l'accesso, per poter pulire il monumento. Insomma, un primo passo però davvero fondamentale, quindi ringraziamo la soprintendenza, ringraziamo ASIA, ringraziamo il lavoro di tutti quanti e degli uffici del Comune che hanno voluto portare avanti e realizzare un progetto così per noi importante.